ci mi sto pettinando, insomma. No, vabbè, sono le 18 e 16 e siamo live, siamo in diretta per questo appuntamento prenatalizio tra mille inconvenienti tecnici dell'ultimo secondo. Marghe, mi hai fatto spaventare, non arrivi più oggi, che ti è Chrome, il successo? mio problema è Chrome su questo computer, cioè non vanno d'accordo, si odiano. Allora, ribentornata Marghe. Adesso ti lascio lo spazio per presentarti a chi non ha seguito la precedente live e lasceremo anche nel link il modo per recuperarla, perché questo in realtà è il continuo dell'appuntamento di una scorsa, un paio di settimane fa. Intanto chiedo a chi ci sta seguendo di darci un cenno di vita e farci capire che ci sentite forte e chiaro, nonostante qualche inconveniente tecnico, ripeto, veramente l'ultimo secondo, mentre io vado a controllare se c'è vita su LinkedIn e se stream non ci fa scherzetti. Marghe, ti lascio qualche secondo per presentarti. Ok, allora, per i new entry, diciamo i nuovi arrivati, piacere, io sono Margherita, appunto. Come vedete dal nome di StreamYard, ho scritto un work in progress perché ho fatto un pochino di esperienza come recruiter, sono qui in questa vece, diciamo, e ora sono qua per collaborare con Silvia e fare due chiacchiere su CV nell'ottica sia lato candidato che lato recruiting, insomma, per avere uno step in più, possiamo dire. Allora, intanto sì, vedo che siamo live su LinkedIn, siamo già un buon numero di persone per essere le 18:20. Grazie, l'avete scelto noi anziché fare lo shopping natalizio. Vi vogliamo I regali del nostro mondo. vogliamo bene, c'avevo il dubbio. E dicevo, ma andate a fare lo shopping per il fidanzato, la fidanzata, il figlio, la suocera, la mamma, lo sceglieranno il lavoro che meriti. Ma quanto siete belli quando scegliete il lavoro che meriti? Allora, intanto saluto Ilenia, ciao Ilenia, benvenuta, bentrovata, bentornata, perché Ilenia segue anche i nostri post, quindi ben ritrovata Ilenia, bentrovata, bentornata a tutte le persone. Allora, come diceva Margherita, oggi la live è una live un po' particolare, il tema è CV, cambio carriera, come generatore di opportunità, ma anche come strumento per prevenire le obiezioni che ci possono venire fatte avanzate in fase di colloquio. Perché abbiamo scelto questo titolo? Devo fare un piccolo excursus a chi magari si è aggiunto da poco come followers del Lavoro che Meriti. Il Lavoro che Meriti è un brand che nasce nel 2021, inizialmente nasce per fare quello che fa oggi ChatGPT. Ossia prendere in delega la ricerca di lavoro, prendere il CV del candidato, andare online a cercare offerte di lavoro e fare match alla domanda e offerta. Adesso pare che lo faccia solo l'intelligenza artificiale, nel 2021 c'era una pazza che lo faceva con l'intelligenza umana. Nasce così il Lavoro che Meriti nel 2021 e si evolve. Infatti è stata veramente una cavalcata bellissima quella che abbiamo fatto insieme in questi 3 anni, e ci siamo specializzati sempre di più, il brand si è specializzato sempre di più nel cambio carriera, perché le richieste che arrivavano non erano tanto quelle di supportare nella semplice ricerca di lavoro, ma era fare qualcosa in più anche a livello di empowerment, tanto empowerment che c'è dietro il Lavoro che Meriti, proprio per ricollocarsi ancora prima, cercare di capire quali sono i nostri talenti, che cosa c'è di fuori che ci aspetta di migliore rispetto a quello che facciamo oggi, che abbiamo fatto per tanti anni, e come fare questo match tra i nostri desideri, le nostre priorità, i nostri talenti, il nostro essere e quello di cui invece il mercato ha bisogno. Quindi sono nati nel 2022 i primi percorsi di empowerment di carriera, che poi diciamo sono arrivati nella fase un pochino più matura, sicuramente più matura, nel 2023. Riscrivendo i CV, aiutando le persone a fare questo percorso di empowerment, io mi sono resa conto che veramente scrivere un CV per cambio carriera può portare a due strade. E da qui il titolo della live. Da una parte può veramente generare opportunità professionali, opportunità di networking, opportunità di avere una seconda fioritura. Proprio oggi ne parlavo privatamente con una mia candidata, le ho detto: tu stai rifiorendo come sono i fiori più belli e rari. Fioriscono, rifioriscono.
Dall'altra parte però c'è anche un'altra cosa su quale noi oggi vogliamo riflettere, che è la cosa che poi si verifica più spesso, ossia scrivere un CV per cambio carriera e poi invece trovarsi davanti a tante, troppe obiezioni. Obiezioni che ci possono essere rivolte in fase di colloquio, se tutto va bene, obiezioni che non arrivano perché quel famoso colloquio al quale noi vorremmo arrivare non ci viene fornito. La prima cosa che volevo sottolineare, qui volevo sentire subito Margherita, perché lei è la parte del punter di questo duetto. Io sono la parte candidato perché sono sempre del candidato ormai. E lei è la parte recruiter di questo duetto, è questo. Ieri si rifletteva proprio su questo aspetto, no, Marco? Si diceva, spesso si pensa che le obiezioni vengono fatte in fase di colloquio, in realtà io penso che quando ci mettiamo a trovare lavoro e passano tanti mesi, ma parlano tanti mesi, 3-6 mesi, senza avere neanche un feedback dall'altra parte, anche quello è in qualche modo un'obiezione non restituita al candidato, ma è comunque in qualche modo sintomo di qualcosa che non funziona. Infatti, poi spesso i candidati arrivano a me dicendo c'è qualcosa nel mio CV che non funziona e poi andremo a vedere che cosa. Marghe, dal punto di vista del recruiting, so che tu non fai ghosting perché sei brava, sei giovane, sei brava e sei quindi ancora innamorata del tuo lavoro e ti auguro di non arrivare mai a fare ghosting. Però ti ritrovi nell'affermazione secondo cui anche non rispondere al candidato, anche non dargli la possibilità di colloquio può essere letta come obiezione in un CV cambio carriera. Assolutamente. Poi un elemento di questo discorso che secondo me è importante tirar fuori in questa live è il fatto che dipende tantissimo dalle selezioni, dalle posizioni di cui si sta parlando, perché come recruiter mi è capitato di avere delle selezioni con praticamente zero candidati che li devi andare a fare davanti, comunque li devi cercare tu, magari tramite LinkedIn, magari tramite altri portali, e quindi magari l'arrivo del CV, anche se non è il CV perfetto, ti porta comunque a dare una speranza, una chance a quella persona. Ci sono invece altre selezioni per cui hai, non ti dico centinaia di CV perché non è il periodo storico, ecco, in cui ci sono mille candidature, però comunque hai diversi CV da guardare e quindi è un po' automatico che il tempo e l'energia che puoi dedicare ad ogni CV e anche le domande che ti puoi fare su quel CV sono un pochino meno. E parlando di questo secondo caso in particolare, il CV deve essere preso proprio, come dici tu, come uno strumento, no? Cioè un tuo biglietto da visita che si deve presentare nel modo giusto, quindi faccio voglia di venire, voglia di dire ok, chiamo te e non qualcun altro. Perché è vero che c'è qualcosa che non vi convince, è vero che la tua esperienza viene da un altro settore, ma hai messo quella frase in più che mi fa venire voglia di dire ok, però questa persona prendiamola in considerazione. Però sì, c'è il discorso che fai tu, lo confermo assolutamente, è abbastanza automatico. Spesso si passano mesi mandando candidature pensando che c'è qualcosa di sbagliato in noi, invece è proprio lo strumento che abbiamo utilizzato che non è quello giusto. Che poi può essere personalizzato, può essere anche spiegato meglio in un colloquio, chiaramente, però essendo il primissimo step, sicuramente è un elemento su cui bisogna fare, diciamo, attenzione, su cui bisogna lavorare. E noi siamo qui per questo, perché io stamattina ho pubblicato un post in cui ho chiesto alla mia rete di scrivere dei commenti o di scrivere privatamente, e la seconda cosa ha funzionato molto più della prima, relativamente a quali tipi di obiezioni sono state fatte, sono state fatte in fase di colloquio, che è la stessa domanda che riporto in chat, quindi chi vuole fornirci qualche testimonianza così in realtà e può scrivere nei commenti così condividiamo anche il vostro punto di vista. E grazie alle persone che mi hanno scritto, io non pensavo veramente tantissime persone che mi hanno contattato oggi privatamente, mi sono segnata alcune delle obiezioni, diciamo più diffuse, mettiamole così, relativamente alle obiezioni che vengono avanzate al candidato. La prima cosa, un cambio carriera che rimane, secondo me, un po' astratto, rimane molto nella nostra testa, perché una delle maggiori obiezioni che viene rivolta ai candidati in fase di colloquio è: dove leggo che devo cambiare carriera?
cioè precisamente nel suo sul suo curriculum, dove è tra lettera motivazionale e curriculum, dove trovo questo tipo di informazione? Perché non è scritta da nessuna parte. E A questo è il te capita? primo ostacolo, direi. Cioè, nell'ottica che comunque se io sto cercando una figura X e quello che mi arriva è un CV Y, come dicevamo prima, nell'esempio di una prima selezione in cui sei l'unico CV che mi arriva, io ti chiamo anche e ti chiedo perché, perché lo posso fare, perché comunque anche i recruiter hanno delle tempistiche da rispettare, delle scadenze, no? Però nel momento in cui sono nella seconda selezione, in cui ho diversi CV da guardare, diverse valutazioni da fare, io una persona che mi viene da dire non c'entra niente, la metto lì, magari dico me lo segno, ok, poi la chiamo, ma in realtà quante volte poi lo fai veramente? Se metto sopra lì c'è scritto, io voglio cambiare carriera, il settore che mi interessa è quello che sto cercando io, il recruiter, allora lì sì che mi viene da dire, ok, allora questa persona magari viene da un altro background, magari tutto questo background può esserci utile. E può esserle utile per la posizione che sto cercando io. Però se no, se io non lo so, prima di farti una chiamata e dedicarti 10 minuti, non sembra, ma sono tanti i 10 minuti, cioè la parte di scrematura tra CV e poi fare l'intervista telefonica, cioè toglie cioè risparmiare tanto tempo al recruiter, quindi quella cosa lì viene fatta anche in questa cosa qui. Mi leggo a questa obiezione anche perché proprio stamattina, tutt'oggi mi è successo. Stamattina, mentre commentavo invece post altrui, mi sono soffermata sul post di un collega, di HR, che giustamente dice: ah, se volete cambiare carriera, fate le domande giuste in base di colloquio, cioè chiedete, fate capire alle tutte in base di colloquio che volete cambiare carriera, chiedete quali sono i benefit, chiedete quali sono delle condizioni così incentivi, così cosiddetti incentivi non materiali per far capire che siete flessibili, che siete interessati, eccetera, eccetera. Io ho commentato sotto il post di questo collega dicendo: magari preoccupiamoci di queste cose di scrivere su CV, oltre di dar colloquio, perché magari queste cose è importante. Nella seconda parte di questa live, da pochissimo, vi mostrerò un curriculum riscritto per cambio carriera, o almeno riscritto per cambio carriera che sta funzionando e che ho riscritto io personalmente per una candidata, giusto perché così passiamo da qualcosa di teorico a qualcosa di pratico. E noi l'abbiamo scritto sotto nome e cognome, in evidenza, per forza di cose, devi leggerlo, recruiter, perché devi leggerlo per forza, perché strategicamente i tuoi occhi vanno proprio lì, si fermano strategicamente lì. Io gli dico il nome di azienda che mi interessa e ti faccio anche capire da che tipo di azienda sto scappando, perché molto spesso quando vogliamo cambiare carriera noi siamo già attivi sul mercato del lavoro, non siamo disoccupati alla ricerca di primo impiego. Se vogliamo cambiare carriera, perché oltre a aver capito che magari quel lavoro non ci piace più, va benissimo, magari abbiamo anche capito nel frattempo il tipo di ambiente che non ci piace più. Che non deve forse essere un ambiente di lavoro tossico, può anche essere semplicemente io ho scoperto che non mi piace, mi sono stufa di lavorare in team. Non mi hanno fatto nulla, io in team lavoro benissimo, ma ho scoperto che sono stufa di lavorare in team, preferisco un lavoro in cui sono io che coordino, io che dico agli altri, sono stufa di fare le cose come gli altri me lo dicono a me. Sono arrivato a un momento della mia maturazione professionale in cui voglio dire io agli altri come fare quella cosa, voglio coordinare un team, ma non in modo autoritario, sempre in modo democratico, gentile, come si dice oggi, eccetera, eccetera. Però voglio essere io a farlo, perché mi sento pronta a farlo. Sul CV scriviamola questa cosa, cioè scriviamo sia quello che stiamo cercando, sia tra le righe, magari nero su, non proprio nero su bianco, ma facciamo capire tra le righe, anche quello che non ci piace, quello che abbiamo fatto fino a ieri e da quale stiamo scappando, da quale vorremmo un cambiamento. Scriviamo nero su bianco nella prima pagina, nella prima sezione, sotto il nostro nome e cognome, non so più come dirvelo, bello in evidenza sul nostro CV. Poi lo ripetiamo anche al colloquio, però intanto facciamolo presente, così gestiamo eventualmente un'obiezione. Un'altra cosa che mi hanno detto le persone oggi che mi scrivevano, su quale in realtà poi abbiamo parlato molto nella precedente live, quindi qua andiamo veloci per non ripetere gli stessi concetti, è: eh sì, a me mi dicono che io più che un CV per cambio carriera continuo a parlare di me al passato.
E quando mi dicono queste cose, io dico, bene, facciamo una cosa, ma mandami questo CV che tu stai utilizzando, vediamo un attimino. Effettivamente sono descrizioni di noi al passato. Su questa cosa, ripeto, vado molto veloce, ma anche ti chiedo solo un tuo riscontro, ma rapido, perché abbiamo dedicato proprio a come descriverci, non più al passato, ma al futuro, la live precedente, che adesso vado a ritrovare in qualche modo e lascio il link nei commenti. Però se vuoi fare un sunto delle cose che sono uscite fuori la settimana Sì, scorsa. alla fine l'altra volta, la scorsa live, quello che facevamo era un discorso sulle competenze, no? Su come quello che noi dobbiamo, diciamo, raccogliere di tutto il nostro passato professionale è la competenza che mi servirà nella nuova posizione, nel nuovo ruolo che voglio ricoprire e come portarla dietro e valorizzarla al meglio, anche perché comunque ormai lo sappiamo, per fortuna lo sappiamo, oggi il mondo del lavoro ci mette di fronte al fatto che non devi più aver fatto quella cosa sempre uguale negli ultimi 20 anni per saperla fare al meglio, ma anzi, forse tu che hai fatto tutt'altro fino a ieri, puoi portarci qualcosa di più, puoi darci qualcosa in più. E quindi su questo, secondo me, cioè, c'è un'apertura oggi e diciamo va sfruttata, cioè va presa un po' a nostro vantaggio, no? Quindi l'analisi sì, era su come prendere le competenze che abbiamo e proiettarle, diciamo, nel noi del domani, nella persona che vogliamo essere e ovviamente nel ruolo che vogliamo ricoprire. Devo ancora 30 secondi perché stavo copiando il link nei Recuperi commenti. la live. Sì, stavo copiando ancora il link nei commenti. Non sono pronta. No, Non sono pronta. abbiamo parlato di competenze, poi comunque un elemento anche che aveva ripreso l'altra volta, secondo me, che non fa male rinfrescare, è il fatto che, sempre parlando di differenze tra il mondo del lavoro qualche anno fa e oggi, c'è anche la distinzione tra skill e soft skill, che oggi le seconde vengono un attimo più valorizzate, quindi anche per questo, secondo me, è più facile, o comunque si può dire è fattibile veramente un cambio carriera, perché le tue competenze te le puoi portare dietro letteralmente, le puoi mettere nel tuo zaino e portarle in un settore che non c'entra niente, in un ruolo che non c'entra niente, perché così sei un professionista ancora migliore, perché no? Allora, intanto io ho riportato in chat il link, ce l'ho fatta, della scorsa live dove abbiamo proprio parlato di come descriverci in chiave futura, quindi parlare di noi al passato, nel senso far capire che c'era un prima, però focalizzarci ovviamente sul presente. Poi devo chiedere scusa perché Silvia si sta incasinando da solo, per cui in realtà ho letto che ci sono tantissimi commenti in chat. Ma StreamYard non ce le mostra, quindi adesso passo su LinkedIn e li leggo tutti. Allora, datemi solo il tempo di arrivare perché per un motivo è tutto impazzito. Allora, intanto vogliamo salutare Carmela, Ivan, io quanti commenti sono rimasti indietro. Allora, perché maledetto StreamYard non mi aiuta per niente. Malefico. Intanto Allora, quindi. rispondiamo anche Elena, poi io visto che Sì, sei su LinkedIn, allora, anche vabbè, che tu sei su LinkedIn. LinkedIn, ok, sì, Perché, no, perché io sto guardando Beatrice. StreamYard. Ok, ah, ok. Carmela, Beatrice, Ivan, Stefania, non voglio dimenticare nessuno. Comunque, ricominciamo. Buonasera, un benvenuto a tutti. Allora, poi Carmela ci dice: mi sono offerta anche per segretariato, affari generali, ma mi danno un feedback positivo, ma nulla. E lì Carmela, secondo me c'è da capire anche lì un'altra cosa. Qua si parla di obiezione che si fa in fase di colloquio, ma in realtà secondo me questa dicitura è sbagliata perché parlare di colloquio così non significa nulla. Noi sappiamo che il colloquio è fatto a step. Allora, una cosa sono le obiezioni fatte nel primo step conoscitivo, che è un colloquio di tipo motivazionale. E lì bisogna capire che cosa a livello motivazionale non convince il nostro recruiter, forse non siamo convinti neanche noi di fare questo cambio carriera fino in fondo, forse abbiamo preso da poco l'idea di voler cambiare e quindi abbiamo ancora paura o comunque abbiamo ancora tutte quelle emozioni
un po' indefiniti, perché poi il cambiamento porta anche paura. E quindi magari se non riusciamo a passare il primo step motivazionale è perché dobbiamo ancora gestire emotivamente la nostra motivazione anche del comunicare fuori che vogliamo fare. Cioè dobbiamo essere convinti che vogliamo fare cambio carriera, perché molto spesso io penso che i candidati che accompagno io, delle volte facciamo dei cambi carriera che non ci sono veramente, delle cose allucinanti, bellissime, storie bellissime. Ma che tu dici, caspita, ma ci sei arrivato fino a qui? Ma che cacchio di percorso ha fatto fare? Sì, no. Cioè, ma come ci sei arrivato fino a qui? Fino all'altro ieri smontavi i cubiletti, cioè veramente, ma che cacchio ti ha fatto Silvia? Quindi, e questa potrebbe essere un'obiezione che ti fanno a colloquio, cioè come ci sei arrivato fino a qui? Perché veramente è mostruoso, nel senso è enorme il cambiamento che vuoi fare. Quando siamo pronti a raccontarlo, dal punto di vista motivazionale, qualcuno mi potrebbe dire sì, il mio problema non è il colloquio motivazionale, il mio problema è il secondo step. E anche lì facciamoci altre domande, perché il secondo step magari è direttamente in azienda, probabilmente con un responsabile, con quello che sarà il nostro responsabile potrebbe essere, poi dipende da quanti step ci sono, eccetera, eccetera. E anche lì, se sono stato bravo a livello motivazionale, perché poi mi blocco quando lasciamo stare il colloquio tecnico, perché magari non abbiamo le hard skills, lasciamo stare un attimo la questione tecnica, rimaniamo sempre molto su come motiviamo, okay, il nostro cambio carriera, perché cadiamo, tra virgolette, o permettiamo al nostro responsabile di avanzarci delle obiezioni, noi stiamo lì e ce le prendiamo, nell'incasso me le porto a casa, ci penso la notte, però nel frattempo domani mattina sono punto a capo, davanti al computer alle 9 del mattino a mandare i CV, ok, quindi non sono state obiezioni costruttive per me, perché? Cioè perché poi cadiamo quando il nostro responsabile ci chiede con più ragione di. Cioè, interroghiamoci anche su quale fase del colloquio, in quale fase del colloquio io non riesco a gestire le obiezioni. Perché ci aiuta anche a capire dove siamo meno efficaci. Se è una questione motivazionale, se è una questione tecnica, ragazzi, non possiamo cambiare carriera perché ci vanno hard skills nel 2024 con tutti i corsi di formazione gratuiti che ci sono. Ma dai, ma veramente! Ma possiamo rimanere ancorati al passato perché ci manca la competenza linguistica del tavolo, ci manca la competenza tecnica del tavolo. Oggi che nel 2024 non abbiamo più alibi. A meno che, ripeto, c'è un titolo specialistico, una laurea specialistica, allora lì è sbagliato a formulare l'obiettivo di carriera. Però lì è sbagliato a formulare l'obiettivo di carriera, ok? Ma se non ci sono questi vincoli, possiamo cadere sulla competenza hard, cioè veramente, dai. Continuo a leggere quello che ci scrivete in chat. Allora, era sempre la camera di prima? Sì, perché sotto anche scritto sono disoccupata da 6 mesi, ho avuto 5 colloqui, mi hanno detto che sono troppo qualificata per la mansione. L'ultimo lavoro che ho fatto da data entry amministrativo per 3 anni, ma l'ha data aspettando forse la stabilizzazione. Comunque 5 colloqui in 6 mesi, vuol dire che il tuo profilo è interessante. Sentiamo la recruiter qui, che ce l'abbiamo la recruiter qui, mi gioco l'asso. Anche secondo me non è un cattivo numero, nel senso è chiaro che per una persona che ha lavorato anni e anni e magari non ha mai avuto un buco nella sua carriera, insomma, una persona che smette di lavorare in un mese e trova la prima occupazione, magari questi 6 mesi sono un incubo, cioè assolutamente non è nulla da dire su questo, ci mancherebbe percezione anche personale, però in fondo 5 colloqui non è un brutto numero, mi sembra, no? Non è un brutto risultato. Poi è chiaro che bisogna analizzare che cosa c'è dopo, cioè che cosa succede e che cosa si interrompe dopo. Dipende anche se 5 colloqui sono sempre arrivato all'ultimo step, mi sono sempre, come dicevi tu, fermata al primo, insomma le visioni, no, possono essere diverse. Sull'aspetto dell'essere troppo qualificata, quello è un brutto stacco, sicuramente è un elemento che ti può far rimanere male. Affrontarla, forse devi anche tu rivalutare la posizione che stai cercando, cioè se sei troppo qualificata per quello, allora su che cos'è che dovrei puntare? Cioè mettere anche in dubbio quello che sto cercando nel dire forse effettivamente magari io mi sottovaluto anche un pochino e quindi di solito punto anche un pochino più in basso.
e se invece ho 6 anni di esperienza dovrei mandare la candidatura per le application che chiedono 10 anni di esperienza. Forse lì invece ci sarebbe più margine. Poi non so, Silvia, forse tu la ricerca, la tua candidata più, anzi sicuramente più preparata, quindi forse su questo sono, io mi sbaglio, però io la prenderei come qualcosa su cui riflettere, sinceramente. Se vedi che poi il feedback è sempre quello, poi è chiaro, ci sono dei feedback che lasciano il tempo in crono, cioè noi stiamo sempre parlando nell'ottica che il recruiter sia sincero al 100%, non sempre è così. E io dico, io personalmente da recruiter, il mio interesse e il mio impegno è quello di essere sempre stata cioè sempre il più trasparente possibile col candidato, perché secondo me se il candidato ha un feedback efficace, anche se io non lo sto assumendo oggi, rivaluterà quel feedback e magari risistemerà qualcosa, no? Sia per se stesso, sia per me, che lo fa, invece potrei poterlo assumere per un'altra azienda, per un'altra posizione, no? E quindi su quello io cerco sempre. Ci sono anche delle situazioni in cui è anche complesso, però, anche dare il feedback lato recruiter. Però, come dicevo, prendendo il caso in cui il recruiter ti ha detto una cosa sincera, se in fondo tu 5 colloqui ti è sempre tornato questo feedback, prendilo come uno spunto di riflessione. Esatto, forse stai cercando mansioni sotto quelle che sono le tue competenze, svendendoti, è un peccato. Quindi magari fai anche questo tipo di considerazione. Dimmi già che sei bloccato, signori e signori, voglio la ola. Se sei svegliato anche su Streamyard. Leggiamo quello che invece ci dice Ilenia. Se una pesca, perché mi approfitto, cioè colgo l'occasione di quello che dice Ilenia per aprire invece un altro grande macro tema delle obiezioni, che è quello dei buchi sul CV, perché io praticamente ho passato la scorsa settimana, l'inizio di questa settimana, a commentare tutti i post che avevano come tema buchi sul CV, e adesso devo dire la mia. E devo anche dire una cosa: io e la piccola Margherita non siamo d'accordo. Finalmente sono contenta di avere dei punti Vero. di vista diversi, finalmente, no? Perché Grazie, se no uno signore. dice: ma ti porti in live, sono le persone che la pensano come te, adesso mi ammazzi, ti parliamo. No, non esageriamo. Però abbiamo dei punti di vista molto diversi. Leggiamo quello che dice Elenia. Se una persona ha avuto 4 anni di buco per motivi di salute, è necessario scriverlo nel curriculum? E poi continua. Comunque, noi ci fermiamo qui adesso, però la leggiamo tutti e scorporiamo i messaggi di Elenia in 2 parti. Quindi, uno, buchi sul CV, macro tema, buchi sul CV. Secondo tema, l'obiezione maggiore che ho riscontrato da quando cerco lavoro su internet consiste nella mancata lettura della stessa candidatura. E ci fermiamo un attimo. Torniamo sui buchi, perché Marche, so che tu hai un punto di vista un pochettino diverso dal mio, quindi io vi lascio prima esprimere democraticamente. Per motivi di salute devono sempre essere esplicitati i buchi sul CV? Allora, io sinceramente non metterei il per motivi di salute, questo no, però il fatto che ci sia un buco sicuramente può essere un elemento, diciamo, che fa un po' storcere il naso al recruiter, che non vuol dire che il recruiter non sa che tu puoi essere stato a casa per motivi di salute, per motivi familiari, per motivi X, ma anche solo perché tu volevi fare un anno sabbatico in India, cioè non vuol dire che il recruiter non può tener conto di questo, assolutamente. Parlando del primissimo step, cioè leggo il tuo CV e devo decidere se chiamarti o se invece chiamare il prossimo, purtroppo spesso specificare, diciamo, il buco professionale e non, soprattutto non lasciarlo in sordina, secondo me può essere una cosa utile, a vantaggio, nel senso che se io vedo che c'è un buco e questa cosa non mi convince e mi puzza, magari passo al prossimo. Se invece io vedo che c'è un buco e c'è scritto sono stata a casa, magari non per motivi di salute, ma ho fatto un periodo di stop, io sinceramente mi è capitato di notarlo e l'ho apprezzato di più, perché mi dai la possibilità di dire ok, è vero che c'è un buco, però in qualche modo è pronta a parlarmene, è pronta a dirmi sono stata a casa e non lo sto nascondendo, perché il problema da recruiter che io ho un po' riscontrato è magari poi ti chiamo, faccio un colloquio, noto che hai un buco sul CV, te lo chiedo, ah no, vabbè, ma lì niente, e non mi dici niente, non mi dai un feedback, che può essere
Mi è capitato anche con persone che poi indagando un po' meglio avevano semplicemente fatto diversi lavori ma con contratti molto brevi e non gli piaceva l'idea di dire ho lavorato per 10 anni in un'azienda e poi per 2 anni ho avuto solo contratti di 6 mesi e poi mi lasciavano a casa. Però secondo me in questi casi è sempre meglio, diciamo, non farlo cadere nel buio, cioè nel dimenticatoio, sperare che non... Il recruiter non si accorga, ecco, più che altro è quello, perché comunque il recruiter si accorge, cioè il tuo lavoro è capire chi c'è dall'altra parte, tante volte con la difficoltà, almeno per come lavoravo io, per videochiamata, devi fare una fatica che non porta da nessuna parte nemmeno te, quindi questo io la penso così, una mini specifica secondo me ci vuole, un non ignorarlo. Io 4 anni sono tanti, quindi quando sono 4 anni magari ho una riga, eh? Okay. Però voglio fare una provocazione, devo lanciare una provocazione Marica, perché lo sai, cioè non ce la posso fare per LinkedIn, cioè più che ci rendiamo il feed di LinkedIn su quanto è bello la work-life balance, quanto è bello no, staccare, il diritto alla disconnessione, il diritto a questo. Poi vogliamo sempre sapere, scusate, lo dico un ricordo, i cazzi di tutti. Cioè, poi se io sto 6 mesi ferma, ma che ho fatto 6 mesi? Se sto passando 3 giorni dai social, tipo, che ho fatto 3 giorni, mi sono male, oddio, sì, non ho scritto nulla. Dio santo, ragazzi miei, esiste anche la vita privata. Cioè, per carità, non facciamo fare troppi sforzi ai recruiter, per 4 anni sono tanti, ma più che non fare sforzi ai recruiter, scusatemi, non voglio sembrare populista, ma... Più che altro non vorrei che passasse l'idea che io 4 anni sono stata a casa a fare la maglietta. Cioè, nel senso, 4 anni fuori dal mercato del lavoro sono tantissimi e quindi anche semplicemente dare l'idea di essere comunque sempre aggiornata, perché altrimenti veramente si fa difficoltà di entrare se non ho competenze aggiornate, nella speranza che oltre a dare l'immagine, le competenze aggiornate ce le abbia veramente, perché veramente ho fatto qualcosa. Ecco, quello che invece io non giustifico, cioè, non lo so, mi trovo un attimino così su una posizione differente rispetto a Marghe, è che se mi fermo 6 mesi, e mi fermo 6 mesi, che faccio? È un buco. Secondo me nel 2024, alle soglie del 2024, a leggere un CV e trovare un buco di 6 mesi e soffermarci sull'unico buco, invece di vedere le competenze, vedere tutto il resto, per me è tipico di una persona che posta selezione personale da fa da poco tempo. Questo è il mio personalissimo punto di vista. Cioè, se ci focalizziamo solo sull'unico buco di 6 mesi, c'è qualcosa che non sta funzionando. Se io devo mandare il CV e mi devo stare a preoccupare di raccontarti cosa ho fatto 3 mesi, cosa ho fatto 3, 4, 5, 6 mesi, c'è qualcosa che non sta funzionando. Soprattutto se come obiettivo di carriera io sopra ti scrivo che sono interessata a bilanciare vita privata e vita di carriera. Cioè, te l'ho spiegato sopra cosa ho fatto. Magari mi sono portata avanti la famiglia, magari mi sono dedicata un attimino a me stessa, magari ho terminato un'esperienza che veramente mi ha portato via l'anima e questi 6 mesi, questo anno, questi 2 anni, l'ho dedicato un attimino a riprendere psicologicamente perché sono stata traumatizzata perché ho subito burnout, solo che queste cose non si possono scrivere sul CV, guai a scrivere queste cose sul CV. I datori di lavoro sono tutti belli e bravi, stavolta che scappiamo perché siamo indecisi. Scusatemi, devo lanciare la provocazione o una replica quando mi ricapita, no? Stavolta che siamo indecisi e scappiamo. I datori di lavoro sono tutti belli e bravi da persona 100. Il lavoratore è la prima cosa, no? Però, ripeto, 4 anni posso capire che vanno giustificati, 3-6 mesi, io sinceramente, io che scrivo i CV, dico 3-6 mesi, se vogliamo giustificare, lo giustifichiamo, se ne vogliamo giustificare, accetto fino a un certo punto che nel colloquio di lavoro mi si venga a chiedere cosa hai fatto 6 mesi a fronte di una carriera di 15-20 anni. Cioè, con l'obiezione come candidata, la faccio io a te come recruiter. Cioè, invertiamo l'obiezione però, scusami, cara Marche, però... Secondo me l'importante distinzione che bisogna fare è anche, allora, intanto sempre, sempre, secondo me, in base a chi si ha davanti, perché comunque il recruiter, come dico sempre, anche il recruiter è una persona, se tu hai davanti una figura, lasciami dire, rigida,
Ok, io mi porrei nel modo più preventivo possibile, quindi piuttosto parlando io per prima del fatto che comunque ho un buco professionale per motivi personali, che già ti sto dicendo che non te ne voglio parlare, se no te l'avrei detto, che non sono affari tuoi, però te lo sto dicendo. E comunque, secondo me, la cosa triste è che bisogna fare sempre anche quella distinzione tra il mondo che vorrei e il mondo, il lavoro che vorrei, il mondo che vorrei e il mondo di oggi. In questo senso io dicevo prevenire, perché in fondo è vero che 6 mesi sono, cioè non si può dire che sia tanto tempo, però allo stesso tempo nel momento in cui io sono preparata, metto anche in conto che per esempio l'agitazione dell'essere a un colloquio non mi frega, cioè se io già mi sono per queste portata avanti con una preparazione, un CV scritto in un certo modo, che parla già un po' di me. Io vado un pochino più tranquilla al colloquio che, ok, anche se dovessi andare un attimo in agitazione, anche se dovessi farmi un attimo prendere dal momento, non stanno parlando con qualcuno che non hanno idea di chi è, no? E non è che non hanno gli elementi per valutare, quindi valuteranno solo il mio momento di difficoltà. Però sì, assolutamente, nel senso che nell'ottica del fatto che noi, io sono la prima che parla di work-life balance. Cioè, l'obiettivo è quello che tu abbia fatto anche 4 anni, come dicevo prima, per fare l'esempio in India, o 4 anni in cui hai detto: aspetta un attimo, io mi fermo, lavoro da 6, 7, 8 anni, ma anche da 3, però c'è questo elemento del mio lavoro che io voglio approfondire, fermami, faccio una laurea diversa, mi faccio 2 corsi super approfonditi e voglio farli bene e quindi ho la possibilità, mi prendo del tempo per studiare. Dovrebbe essere sempre un plus, no? Invece siamo in un mondo in cui oggi ancora, secondo me, siamo tanto indietro e che anche la formazione è vista come, non ti dico una perdita di tempo, però qualcosa che toglie ad altro, no? Perché bisogna fatturare, perché bisogna essere sempre disponibili per l'azienda, perché l'azienda deve venire prima, perché l'azienda è una famiglia. No, l'azienda non è la mia famiglia, io ho la mia famiglia e poi c'è l'azienda. Tutte queste distinzioni che io sono la prima che vorrebbe fare. Secondo me, cioè, dobbiamo lavorarci insieme per arrivarci, però è un obiettivo ancora. No, invece nella seconda parte del messaggio di Denia, l'obiezione maggiore, la mancata lettura della stessa candidatura, perché come dicevamo all'inizio della live, noi spesso pensando alla parola obiezione, pensiamo al linguaggio verbale, no? Quindi pensiamo che arriviamo al colloquio. E ci viene fatta un'obiezione verbale. Quello che dicevo all'inizio di questa live, forse tu sia arrivata qualche minuto dopo, è l'obiezione anche tacita, cioè nel senso è anche il fatto di non contattarti, perché magari il tuo CV, adesso voglio dire in modo, adesso magari te lo traduci in modo più assertivo, è un'obiezione unica, cioè nel senso adesso anche cercherò di essere più assertiva di me in questa cosa, cioè. Parla di te talmente al passato, parla di te talmente al passato, io recruiter, io sto svolgendo la selezione, non capisco che tu in realtà voglia cambiare carriera, perché mi continui a parlare di quello che tu hai fatto fino a ieri, e quindi io dico, io posso anche pensare, addirittura posso pensare che questa persona ha sbagliato, non voleva neanche inviarlo questo CV, cioè era lì su Indeed. Cioè, mi ripeto pure, via. Manco la letto magari l'annuncio se sbaglia, questa è un'obiezione secondo me peggiore, peggiore che ci può essere quando facciamo cambio carriera, perché non ci viene fornita verbalmente, non ci viene detto nulla perché il colloquio non lo facciamo e addirittura diamo la possibilità a chi riceve il nostro CV di interpretare come ma si sarà sbagliata, non voleva neanche Anche perché inviarlo. è brutto da dire, ma in realtà succede, cioè nel senso, perché il recruiter può pensare che tu abbia sbagliato a inviare la candidatura? Perché succede? Cioè, mi è capitato diverse volte che magari contattavo la persona perché aveva un CV in linea e mi diceva: ah no, beh, però nell'annuncio c'era scritta questa retribuzione, c'era scritto questo orario di lavoro, c'era scritto che non era ibrido, cioè che non c'era lo smart working, per esempio, ma sono cose che per me sono importanti. Quindi succede che le persone mandano il CV quando in realtà non hanno letto con attenzione. È una cosa terribile? No, purtroppo lo devi comprendere, perché se tu sei un candidato in cerca di lavoro e
magari stai lavorando, quindi ti dedichi quel quarto d'ora in pausa pranzo per fare ricerca di lavoro perché non hai altri momenti nella tua giornata per farlo, ci sta che tu mandi un CV e non hai letto attentamente ognuno di quei 5 annunci e poi hai risposto, però succede e quindi io per prima metto in conto che tu puoi aver sbagliato a mandarmi il CV su un certo annuncio e invece volevi semplicemente cambiare carriera e quindi volevi arrivare lì e io non l'ho capito, non l'ho capito perché magari io non ci ho dedicato abbastanza tempo, ma magari anche perché tu non mi hai dato tutti gli strumenti perché fosse facile per me capire. Per questo che quando Silvia dice scrivete in grande sotto il nome e cognome il vostro obiettivo, io batto le mani perché è molto importante, perché deve essere chiarissimo, deve essere la prima cosa che vedo, perché da lì io tutto quello che leggo dopo lo leggo in quell'ottica lì. Leggo ancora qualche ultima chat e poi passiamo alla parte pratica, perché in realtà io voglio lasciare qualcosa di, come sempre, chi segue i webinar del lavoro che meriti, perché sa che poi si porta a casa qualcosa di pratico. Laura ci scrive, Laura leggo dalla sua headline, ci dice content creator e ci scrive, avendo ricoperto diversi ruoli e sviluppato diverse competenze in ambito creativo, talvolta vengo scattata perché per alcuni non sono specializzata su un unico aspetto. E questo è un altro problema, la mancata specializzazione. Questo è un altro aspetto molto, molto diffuso. Non so se tu hai qualche esempio pratico, Margherita. Allora, sì, forse dire una cosa un po' forte, non voglio neanche andare fuori tema, magari Silvia tu ti metterai le mani nei capelli, questo secondo me è sintomo del fatto che siamo proprio in Italia, cioè non siamo ancora arrivati oggi in Italia a capire che se una persona ha fatto 100.000 cose, vuol dire che quella persona lì sì, si è adattata ad ambienti diversi, adattata a team diversi, ha adattato le sue competenze a obiettivi diversi e quello, cioè, è brutto da dire, ma a me verrebbe da dire a questa candidata scappa se ti dicono così, perché sono loro che non potranno mai apprezzare quello che hai da dare. Poi siamo nella vita reale e dici, sì, ma io non posso scappare a tutte le aziende italiane che mi dicono così perché sono l'89% se non di più e quindi io voglio lavorare e vivo in Italia, ho tutto in Italia, certo, però capisco che sia un problema diffuso. Mi è capitato di dover scartare, io lavoravo tramite agenzia per il lavoro, quindi no, ero dovevo fare io match lavoratore-azienda, no? Mi è capitato di voler proporre dei candidati che mi piacevano moltissimo per mille motivazioni, tra cui magari anche un'esperienza in passato professionale del genere, li ho dovuti escludere perché l'azienda mi ha detto sì, ok, ha fatto questo, questo, quest'altro. Però intanto ha fatto poco del nostro settore e poi ha fatto mille cose diverse, insomma, non è la persona che sto cercando, magari perché loro per primi non si sono messi a fare questo tipo di ragionamento e io ero la prima che si dispiaceva, poi sfruttando un po' il lavoro che facevo, magari quella persona che mi piaceva la consigliavo a un'altra azienda. Però anch'io, cioè anch'io da recruiter l'ho vissuta questa cosa, persone valide che non vengono prese. Su questo io quello che consiglio in realtà è di andare per la propria strada. Poi certo, hai un obiettivo definito, ti vuoi specializzare, sì, magari trova il corso, trova quello steppino che fa dire ok, su quella cosa lì però sei concentrata un po' di più, ecco. Però non so se posso aggiungere altro di utile, sinceramente. È il limite, questo è il mio limite. Allora, passiamo a qualcosa di pratico. Cioè, vediamo un attimo un CV. Allora, il CV che non genera obiezioni, secondo me, non esiste, cioè devono ancora inventarlo. Neanche ChatGPT è capace di generarlo. Perché noi adesso stiamo parlando di obiezioni soggettive, cioè che scaturiscono da quello che scriviamo o che non scriviamo sul nostro CV. Poi ci sarebbe una parte, ci lasciamo veramente gli ultimi 5 minuti di questa live. Marche per affrontare anche questa parte, ma è una questione di onestà intellettuale, di obiezioni che nascono dai bias delle recruiter. Perché dobbiamo essere onesti, non è che siamo sempre noi che non siamo capaci di venderci, non è sempre il candidato che non è capace di scrivere il curriculum, a volte ci azzecca, cioè ci azzecca nel senso che è bravo, però poi dall'altra parte troviamo una persona che ha una mentalità tale per cui se nasci tondo non puoi morire quadrato.
ne ho incontrati tantissimi di reclute quando ero candidata, secondo cui se nasci tondo non puoi morire quadrato. Cioè, se tu hai fatto quella cosa, devi morire a fare quella cosa, non è possibile che tu te repenti, ripensi e soprattutto, ripeto, ripensi nei candidati, ti ripeti stravolgendo così tanto la tua vita, perché non è possibile, non è possibile, non è possibile. E quelli sono bias, quelli sono pregiudizi, quello anche se scrivi il CV migliore del mondo, però per onestà intellettuale dobbiamo parlare anche di questo, ma ci dedichiamo veramente gli ultimissimi 5 minuti. Perché in realtà volevo mostrare un curriculum che ho riscritto, ho tolto tutti i dati sensibili della persona che mi ha ovviamente autorizzato a utilizzare il suo CV. Non vi faccio vedere il CV di partenza perché non ho avuto tempo di togliere i dati sensibili, quindi vi racconto un attimino qual era il profilo di partenza e come con questa persona abbiamo stravolto storytelling della sua storia personale, professionale e formativa, perché questa persona ha più di 30 anni di esperienza in ruoli commerciali, le ha fatte tutte, il vecchio commerciale porta a porta che ci ha utilizzato un tempo, poi è passato a fare la commerciale d'ufficio, sales manager, business development manager, area manager, insomma le ha fatte manager Italia, manager all'estero, insomma le ha fatte tutte fino a diventare dirigente, quindi veramente le ha provate tutte. E a un certo punto della sua storia personale e professionale, negli ultimi 3 anni all'interno della stessa azienda, lei ha una carriera lineare, nel senso che tutte queste promozioni le sono state date a fronte dei risultati, degli obiettivi che l'azienda ha raggiunto grazie al suo supporto, quindi le hanno fatto scalare, diciamo così, fino ad arrivare alla dirigenza. Negli ultimi 3 anni lei ha lavorato anche su quello che oggi viene definito change management, cioè la gestione dei cambiamenti, sia per quanto riguarda l'organizzazione interna del suo reparto, che è quello del commerciale, sia per quanto riguarda la selezione della rete vendita, cioè lei si è occupata di tutto, lei ha riscritto le procedure, quindi change management del flusso lavorativo, perché lei si è messa lì e ha riscritto tutte le procedure di rete, di vendita, pre-post vendita, perché non funzionava un cubo. Si è messa lì a riscrivere la fase su come andavano selezionate le persone, a scrivere proprio le job description, cioè quali dovevano essere le competenze che le persone dovevano possedere in base alle sue esperienze, in base poi a quello che andava fatto con il cliente. Si è messa a scrivere per la prima volta, perché non c'era prima di quel momento, tutte le procedure di onboarding, cioè l'accoglienza della nuova leva, tutto quello che riguarda l'accoglienza della persona che entra in azienda, i primi 90 giorni, eccetera, eccetera. Insomma, per farvela breve, questa persona ricordate mi dice: sono pronta a cambiare carriera, io ho quasi 4 anni di posizione, io vorrei tanto lavorare nel settore HR, ma tutti quanti mi dicono di no, perché io non ho esperienza. Ma come è possibile che ho un'esperienza se ho fatto tutte queste cose? Perché mi rispondono, grande obiezione che le fanno, perché mi rispondono che io l'ho fatto soltanto per il mio reparto. Erano 180 persone, ma non basta. Questa è la grande obiezione che le hanno fatto. Cioè io ho gestito più di centinaia di persone, mi dicono che non va bene perché ero specializzata solo nei ruoli commerciali e che quindi la selezione del personale io non so fatta. L'onboarding io non lo so fare, i piani formativi io non li so fare. Ma come è possibile? L'ho fatto per 3 anni. E lei mi fa scrivermelo tu il CV, scrivermelo tu e vediamo se riusciamo a cambiare qualcosa. Le ho chiesto il suo CV di partenza e io dico, beh, come tutti i candidati che vogliono cambiare carriera, se cambio carriera solo nella tua testa, perché io non lo trovo scritto e lei mi ha mandato la sua biografia professionale, 5 pagine di CV. 5. Vabbè, lasciamo stare la lunghezza. Che parla? Lasciamo stare la lunghezza. Che parlano di lei al passato. Negli ultimi 3 anni, lei non ha forse messo soltanto una riga dedicata nella descrizione delle sue mansioni, dicendo: mi sono occupata anche di selezione del personale e della formazione interna della mia rete vendita, punto a capo, poi ricominciava budget, forecasting. E io dicevo: ma se te lo butti così sul tuo CV, che io l'ho letto con più attenzione, ma perché stavo in fase di consulenza, quindi ok. Ma se io dovessi essere una recruiter con tanto lavoro che ho da fare, ma probabilmente quella riga buttata lì, io manco la leggo, cioè la salterei proprio.
Quindi capisci bene che non ti contattano perché evidentemente non è focalizzata la cosa, cioè non è, ci deve andare apposta a leggere quella roba lì perché non è chiara. Riscriviamo tutto, stravolgiamo questo storytelling, ma stravolgiamolo. Ed è uscita fuori questa roba qui. Allora, vediamo se riesco a condividerla, anzi, più che altro ditemi se Io la si vedo, vede. eh? Ok, io non vedo un tubo, quindi lo devo condividere, scusatemi, ma non vedo niente. Allora, ovviamente la foto è la mia, per non lasciare il buco sul CV, il buco che non piace a me, ci ho messo la mia foto, ma non è il mio cubicolo. La ragazza, la signora, si chiama Katia, e subito in alto c'è quello che dico, quello che vi dicevo, obiettivo di carriera, cioè io voglio, desidero, le prime tre parole, desidero cambiare carriera, sono le prime tre parole, sono in grassetto, ora se non le vuoi leggere, io ti consiglio un oculista perché è impossibile che tu quella roba lì non la legga per come sarà buttata dentro al CV. Desidero cambiare carriera. E per tre volte, quando io questo curriculum l'ho scritto insieme a Katia, di solito lo scrivo da sola e poi lo faccio vedere al candidato, con lei ho fatto un lavoro insieme, per tre volte le ha fatto notare, infatti abbiamo dovuto utilizzare anche dei sinonimi, per tre volte in queste righe si ripete la parola trasversale. Lei mi ha fatto proprio notare, ho usato tre volte l'aggettivo trasversale, sono una persona trasversale, competenze trasversali, ruoli trasversali. Poi gli faccio santo Dio, così si capisce, non si può dire, adesso poi troveremo dei sinonimi, ti faccio perché troveremo dei sinonimi, ma santo Dio, lasciami solo dire che non sia chiaro che tu sei trasversale. Ok. Ovviamente adesso non ce lo andiamo a leggere tutto, andiamo soltanto per paragrafi, solo per prendere i punti salienti. Quindi, le prime tre parole: desidero cambiare benessere e felicità dei collaboratori. Abbiamo di change manager dei people culture, quindi parliamo di quella roba lì. E parliamo anche di quelli che sono i miei valori, cioè i miei nel senso di Katia, valori. Il tuo perché, cioè perché vuoi cambiare carriera. Voglio migliorare il benessere culturale dell'azienda e ridisegnare i flussi organizzativi, il perché vuoi cambiare carriera. E poi sotto diciamolo, perché dobbiamo dirlo, questo curriculum raccoglie uno storytelling inedito, cioè nel senso ho stravolto completamente il mio storytelling inedito appunto, per valorizzare l'aspetto più profondo ed eclettico, è eclettico sinonimo di trasversale, tre volte si ripete ancora trasversale, della mia storia professionale. Tutta la biografia completa, perché se no dipendono veramente altre 5 pagine qui, la biografia professionale è presente su qui, cioè potrai vedere lì, se tu vuoi leggere tutto quello che ho fatto, lei ha 30 anni di esperienza, adesso ha 44 anni, ha iniziato a lavorare, no, forse anche di più, ha 50 anni, ha cominciato a lavorare quando era 20, se vuoi raccontare tutto quello che ho fatto da 20 anni ad oggi, io scrivo un libro, non chiamo Silvia, chiamo un editore. Ok, quindi, e non vado neanche da un recruiter, vado da una casa editrice. Il mio profilo LinkedIn è lì, te lo vai a vedere, tanto la prima lettura del curriculum si fa da computer, per cui tu recruiter sei già computer, clicchi, ti si apre una seconda schermata e hai il mio profilo LinkedIn accanto. Tutto il resto te lo metto qui. Anche qui però, esperienze professionali rilevanti ai fini della job title desiderata. Io non ti racconto tutto, ma solo ciò che è rilevante ai fini di quello che per me è il mio obiettivo di carriera. La descrizione, che aveva il titolo Senior Account Executive, non possiamo modificarlo, la DS non sarà contento, ma è così, così è, così ti piace. La descrizione. La cosa sulla quale vorrei focalizzarmi è come abbiamo descritto l'esperienza di Katia. Task specifici ricoperti e competenze trasferibili sulla figura di people in carcere. Nella seconda parte, nella seconda pagina, invece, la stessa cosa, però ci siamo giocati task specifici ricoperti e competenze trasferibili sulla figura del change manager. Perché sono due le figure che ci interessano, change manager nella seconda pagina, people in carcere nella prima. Ti descrivo quello che ho fatto, perché i colloqui sono tutte cose che lei faceva, e tutto quello che riguarda la vendita, business development, tutte queste menate qua che sono anche noiose, cioè in questo curriculum sarebbero veramente noiose, ed è come andare fuori tema, è come quando a scuola ci facevano scrivere il tema, scrivi 50 pagine, ne devi due,
lo scrivo una pagina, prendeva 10. Ma com'è possibile? Io ho fatto 50 pagine, infatti, ho fatto 50 pagine completamente fuori tema e parlato di quello che volevi parlare tu, e non è centrato il focus. Quindi, task solo pertinenti, solo qualcosa che ci fa avvicinare a quello che vogliamo essere, a quello che vogliamo diventare. Tutto il resto lo buttiamo, lo dicevamo anche nella precedente live di qualche settimana fa. Tutto il resto lo mettiamo su LinkedIn. C'è LinkedIn? Buttiamo su LinkedIn, se vogliamo buttarlo. Se no lo mettiamo da parte, lo buttiamo da parte. Competenze acquisite nella mia esperienza precedente, che mi servono per lavorare come people e culture manager, che non mi servono per lavorare nel business, nella commerciale. Qui non ci metterò la capacità di fare le copistiche Excel, forecasting, previsioni, futuro, bla bla, queste sono noiosissime, quindi le do perché non vogliono, ma solo cose pertinenti alla posizione che voglio ricoprire. Tutto questo anche nella seconda pagina, quindi la descrizione si descrive anche nella seconda pagina. C'è di più, abbiamo voluto fare una cosa di più. In questo caso ce lo sono potuti permettere perché avendo tante, più di 25 anni di esperienza, gli ho detto, senti, ma mi fai un esempio? Un caso di successo, visto che tu hai fatto tutta la tua carriera all'interno della stessa azienda e te l'hanno fatta fare perché hai portato successi, cioè è innegabile. Me ne racconti uno di successo? Uno. Noi poi lo andiamo a declinare in tema di change management, quindi tu lo descrivi, cioè mi descrivi quello che effettivamente è successo e noi lo andiamo a descrivere invece sotto un'altra prospettiva. E se non ricordo male, lei qua descrive proprio il fatto che ha dovuto negli ultimi 3 anni, quindi questo veramente è una cosa abbastanza recente, ricompattare il team, quindi fare change management, nel senso che ha dovuto cambiare i flussi lavorativi, riorganizzare il team, riorganizzare le procedure, eccetera, eccetera. Che è la cosa che lei descriveva in una riga e mezza sul precedente CV che nessuno, scusatemi, si calcolava. Tra l'altro, parte domani mattina c'è un colloquio per il change management, tra l'altro. Raccontando una storia, dividendo anche la storia, volendo, quindi le difficoltà iniziali erano queste. Io ho dovuto fare questa cosa e quest'altro, sono riuscita perché risultato conseguito, sono riuscita a far funzionare un team che prima non funzionava. E poi, insomma, molto velocemente, questa volta non ci interessa, educazione e formazione pertinente al ruolo che vogliamo ricoprire, competenze tecniche, tutto quello che vogliamo raccontare. C'è un però, c'è un'obiezione però in tutto quello che vi ho raccontato, che ieri mi ha fatto notare proprio Margherita. Perché ieri io a Marta ho mostrato questo CV in anteprima e lei ha fatto ragionare una cosa be bellissima. Io me la sono scritta, me la sono scritta, le tue testuali parole, tu ieri hai detto. Un'altra, a proposito di CV, il cambio carriera va benissimo per scrivere lo storytelling, però poi si presentano a colloquio candidati meravigliati nel dover parlare del ruolo passato. Ti ricordi, ieri mi hai detto questa cosa, fighissima, la sono segnata. Bellissimo. Sì, su questo nel discorso un po' che facevamo prima, no? Arrivare preparati, arrivare consapevoli del fatto che tutto ciò che è il tuo passato professionale, proprio perché non lo vogliamo buttare via, cioè devi essere pronto a parlarne e pronto a parlarne come vuoi tu, cioè sei tu candidato l'oggetto del colloquio, no? Quello che va scoperto, diciamo. Quindi sei tu, secondo me, che devi tenere un po' le redini della conversazione per portarmi a parlare di quello che vuoi tu. E lì, secondo me, basta la preparazione, cioè non serve avere particolari skill, ecco. Basta essere un attimo preparati e fare un attimo mente locale, ok, di che cosa voglio parlare? Quando mi chiedono le mie competenze, non elenco le competenze, come Silvia dice sempre sul CV, non elenco le competenze, ma ti spiego ogni competenza, magari da dove arriva, ho imparato questa cosa in questo contesto che rafforza un po' il concetto e lo applicherei in questa cosa, in questa situazione, nel momento in cui ricopro questo ruolo. E come dice Silvia, no, mi proietto nel futuro, mi proietto nel professionista che voglio diventare, nel ruolo che voglio ricoprire, no? E tra l'altro, parentesi su questo CV che mi è venuto in mente dopo che ieri abbiamo chiuso la chiamata, rivedendolo, mi è venuto in mente di nuovo questo, uno dei miei casi di successo in tema di change management
è molto bello, secondo me, perché mi fa ripensare a una lezione che ho seguito di un HR director di un gruppo molto importante, di una multinazionale molto importante. Lui è un signor professionista. Lui ci diceva: io una cosa che chiedo sempre, cazzi il mondo, al candidato quando faccio un colloquio è: dimmi un momento di difficoltà e come l'hai affrontato, e dimmi un momento in cui hai avuto particolare successo, no? Quindi se tu mi arrivi già con la risposta, io non posso non notarla questa cosa qui, non posso non notare che questo non è semplicemente un elenco di quello che hai fatto, di quello che è, insomma, di quella che è stata la tua giornata tipo negli ultimi 10 anni nei vari lavori. È una cosa che mi rimane in testa, necessariamente mi lascia un qualcosa, no? E tra l'altro ieri invece mi sono confrontata con il mio gruppo WhatsApp di colleghi e ho detto, ma questo non è un curriculum, questo è mezzo colloquio. L'avevo detto, questo non è un curriculum, questo è mezzo colloquio fatto praticamente. Perché poi, se poi ci andiamo a pensare, sì, ti parli di un suo caso di successo, eccetera, oppure che cosa intende lei per successo, eccetera, eccetera. Effettivamente sì, beh, diciamo che domani lei è pronta per andare. Molto agevole, molto infatti oggi vi sentite, era molto tranquilla. Io ti ho detto pure, vogliamo prepararla insieme, ci pronta. Non mi possono chiedere di più di quello che ci sta già scritto. E io, memore della cosa che tu mi hai detto ieri, gli ho detto, attenzione al tuo passato, perché non c'è niente qui del tuo passato. Però c'è sempre quel rimando, quel famoso rimando, che è giusto che ci sia al tuo profilo LinkedIn, l'abbiamo aggiornato, eccetera, eccetera. Però nelle esperienze più lontane del tempo, amore mio, è fatto commerciale, quindi anche ci possiamo andare ad inventare cose, è fatto commerciale, quindi da una certa in poi, comunque, le parole utilizzate fanno capire che hanno un programma commerciale, magari ti potrebbero chiedere qualcosa, poi sei tu che devi dare la risposta in ottica futura, sempre in ottica futura. Allora, fammi dove si fa? Ah, devo rimuovere così. Ah, ok, me l'ho persa. Allora, devo tornare un attimo su LinkedIn, vedere se, perché è impazzito qui, devo capire se c'è qualche chat o qualcosa che ci sono persi. Allora, tu intanto mi intrattieni. Ah, sì, no, non intrattenere, guarda, mi faccio una domanda. Perché mancano veramente 10 minuti, in realtà sono delle volte, però ci tenevo a condividere questa cosa. Obiezioni bias. Adesso, per onestà intellettuale, dobbiamo anche parlare un attimino di Assolutamente. bias. Sì, perché alla fine noi parliamo un po' di quella che può essere la preparazione della persona, del candidato, eccetera, sempre nell'ottica di che dicevamo prima, non nel mondo che vorrei, cioè nel recruiter che vorrei ritrovarmi dall'altra parte. La realtà dei fatti è che il recruiter non è una figura che non ha stereotipi, non è una figura che non ha pregiudizi. E ricordiamoci sempre, la persona così non esiste, cioè per una questione proprio fisiologica della nostra evoluzione, della nostra specie, il bias, lo stereotipo è quel qualcosa che ci permette di ragionare in fretta, rispondere a uno stimolo positivo o negativo, in modo istintivo, in modo giusto, no? Quindi eliminare il bias è pressoché impossibile. È chiaro che il recruiter ha un compito sempre per deontologia, diciamo. A livello deontologico ha il compito di lavorarci più degli altri. Quello che dobbiamo ricordarci sempre è come faccio io a prevenire questa cosa? Come faccio io a far sì che il recruiter che ho davanti non si lasci prendere dal bias legato a qualche mia caratteristica? Devo sfruttarlo a mio vantaggio, devo prevenire, devo prepararmi, perché che tu abbia il CV perfetto, ma quando sei a colloquio basta quell'alzata di sopracciglio che mi manda nel panico, cioè purtroppo poi sei tu che stai rischiando, cioè sei tu che sei poi in difficoltà. E quindi su questo sì, sicuramente nel mondo che vorrei il recruiter è in senso positivo quasi una macchina, no? Cioè un qualcosa che un Una qualcuno che è in grado di TS, esatto. una macchina qualsiasi, una Di TS. comunicare, no, in modo oggettivo, però non è così. E quindi
Cioè, il consiglio per me è sempre quello, preparati, perché nel momento in cui tu vai e sei preparato e vai con in un'ottica positiva, tu comunque devi tener conto che l'altra persona la può influenzare. Cioè, proprio perché dall'altra parte non c'è una TS, sfrutta la tua possibilità di influenzare l'altro in modo positivo. Un elemento che... Ordinamento, Sì, un elemento ordinamento. che secondo me è molto molto importante è il modo di porti, la compostezza, eccetera, eccetera, non per una questione di far vedere in qualche modo qualcosa, ma nell'ottica che se tu sei composto e professionale, tutto quello che è, diciamo, oltre la sfera professionale non emerge, quindi non dai la possibilità all'altro di cogliere qualcosa che vuole vedere, perché magari non c'è, ma vuole vederlo e quindi ce lo vede, no? Non so se Silvia è d'accordo con me. Assolutamente sì. Detto che devo dire una cosa, ora di essere amico mio, carino, io ci lavoro, lo accarezzo ogni tanto, però io non vorrei che questa cosa qua di affidare tanta parte di selezione a un robottino possa fare da alibi per dire ci pensa lui a scattarlo, non lo faccio io, quindi non c'è bisogno che io recruiti, io specialista di risorse umane, lavoro sui miei pregiudizi o lavoro sui miei bias. Certo. Non facciamolo diventare, questo lo dico a chi si occupa di risorse umane, non facciamo diventare l'intelligenza artificiale un alibi per non lavorare su noi stessi, però. Va bene farci aiutare nel senso farci fare le cose un pochino più noiose, più da back office, eccetera, ma non facciamo diventare alibi per non lavorare su quelli che sono i nostri bias. Allora, leggo veramente. Oh, come non caliamo di numero? Siamo standard oggi, non caliamo di numero, ma quanto ci volete bene? Siamo meglio noi che lo shopping natalizio! I regali Allora, di io Natale. insisto su questa cosa dello shopping natalizio, perché tutti gli anni ho il trauma del Natale, giuro. Allora, leggo il trauma. Allora, dunque. Oh, ciao Roberto. Roberto ci chiede: non dire il motivo dell'esclusione è un'occasione persa per i recruiter e un danno per il candidato? E carini, tutti i cuoricini stanno mandando? Facciamo anche 25. No, la Befana. Arriviamo insieme alle magiche della cometa. Allora, che carini che siete, veramente. Non dire il motivo per cui viene escluso. È un'occasione persa per il recruiter e un danno per il candidato? Secondo me sì. Poi lascio la parola a Marche. Io mi ricordo ancora la primissima esperienza che feci in un'agenzia per il lavoro, era piccolina, ero piccolina io ed era piccola anche l'agenzia, eravamo forse 3, forse 4 persone eravamo. E io all'inizio, io questa cosa l'ho apprezzata nel tempo, dico la verità, da lì me ne sono andata perché mi annoiavo, ma perché ero troppo piccolina e non capivo l'importanza di quello che stavo facendo. L'ho apprezzata veramente tanto, troppo tardi, cioè quando poi ero molto più grandicella, perché io non facevo nient'altro che io avevo la mia postazione, il computer, il telefono, il telefonone, quello di Roberto Ciampo, stile centralino, eccetera, eccetera, una lista di CV che ogni volta che arrivavo in agenzia avevo la mia lista di CV che mi aspettavano sulla scrivania, a volte erano anche tanti. Io dovevo semplicemente, su questi CV c'erano delle note, erano i CV delle persone che erano state colloquiate, solo quelle che erano state colloquiate, e poi qualche altro CV invece che era stato stampato. E dentro ogni CV, nella pagina finale, iniziale, eccetera, c'erano delle note. E io come stagista dovevo esclusivamente contattare tutta quella lista di persone, anzi io quella la chiamo lista di CV, ma ripeto, piccolina, ho 17 anni, ma che cazzo ne capivo io dei CV? Era una lista di CV, non una lista, non delle persone, storie, era una lista di CV, dire alle persone, guarda, il colloquio insomma, non è andato bene, però, e leggere le note che le colleghe lasciavano, che era un feedback. Mi dicevano sempre, inizia, noi avevamo la nostra leggenda, c'era il segno più e il segno meno, oppure c'era la smart che sorrideva e la smart che piangeva. E dicevano sempre, il mio responsabile diceva sempre, inizia dalla smart che ride.
cioè, il feedback, no, la costruzione del feedback efficace, no? Più o meno più. Cioè, dai sempre, inizia sempre della cosa positiva, cioè quello che ci ha convinto, quello che va bene, eccetera, eccetera. In mezzo ci metti la cosa che dovrebbe essere migliorata, che non ci ha convinto, così la persona sa su che cosa deve lavorare, e poi richiudi con l'ultima smile, l'ultimo più che trovi nell'ultima pagina, cioè proprio una nostra leggenda. Io passavo, lavoravo 4 ore, 4 ore lavoravo, soltanto, stagista, facevo solo 4 ore, io mi annoiavo da morire perché non riuscivo a capire l'utilità di questa roba, cioè mi annoiavo proprio, perché dicevo, quando è che mi fate vedere le persone, faccio le domande, non ci sono arrivata a vederlo perché dopo 6 mesi me ne sono andata. È stata l'esperienza più costruttiva della mia vita. Lo dico adesso con 37 anni, ma la prima volta che lo dissi avevo 30, quindi non è così lontano nel tempo. È stato il lavoro più utile che io abbia mai fatto in tutta la mia vita. Dare feedback alle persone, positivo o negativo che fosse. Anzi, io facevo solo quelli negativi, cioè quelli che non passavano per qualsiasi motivo. Quindi, secondo me, per rispondere a quello che diceva Roberto, è un'occasione persa per il recruiter, sì, è un biglietto da visita negativo anche per l'azienda, perché spesso non è tanto il recruiter esterno quanto l'HR manager responsabile, con qualcuno all'interno comunque dell'azienda, che secondo me parla tanto di persona al centro, inclusione, 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 poi se la dimenticano tutti i giorni fuori, nel gazebo, nello zerbino fuori, dove ti estate quando piove. È un'occasione persa per il candidato che a volte prova anche a cercarlo questo feedback, nel senso che spesso ci sono le mail di follow-up, post follow-up, eccetera, eccetera, però poi dall'altra parte spesso non c'è una risposta e il candidato poi a un certo punto può arrivare, dopodiché quando mail di follow-up non risponde nessuno, contatti il recruiter su LinkedIn e non c'è nessuna risposta, ti chiamo anche in agenzia e non ne passo dalla chiamata, a un certo punto non sei Gesù Cristo che mi devi dare il giudizio universale, non sei così importante, cioè adesso va bene tutto, però non è che la mia vita dipende da te, non sei così importante nella mia vita, pazienza, cioè mi darò una risposta da sola. La maggior parte delle volte la risposta è il recruiter è un grandissimo stronzo, la maggior parte delle volte è quella la risposta, e peccato perché sì, secondo me è un'occasione persa. Marghe. Sì, sono d'accordissimo su quest'ultimo aspetto. A un certo punto mi viene anche da dire se il recruiter nel momento in cui Piani sul trauma del nasale, giuro. Allora, leggo. Diceva sempre: inizia dalla smart che ride, o c'è il vino fuori, dove ti rispondi a Anche perché non so, a questo punto mi viene anche da dire se recruti chiamo anche in agenzia e non prende passo dalla chiamata, a un certo punto non sei Gesù Cristo che mi devi dare il giudizio universale. Non sei così importante, cioè adesso va bene tutto, però non è che la mia vita dipende da te, non sei così importante nella mia vita, pazienza, cioè mi darò una risposta da sola. La maggior parte delle volte la risposta è il recruiter è un grandissimo stronzo, la maggior parte delle volte è quella la risposta, e peccato perché sì, secondo me è un'occasione persa. Marghe. Sì, sono d'accordissimo su quest'ultimo aspetto. A un certo punto mi viene anche da dire se il recruiter, nel momento in cui ho chiesto il feedback, il recruiter non me lo dà, piuttosto che mi evita, eccetera, eccetera, forse parla, questa cosa parla più del recruiter, no? Che di me candidato, del suo, forse non essere un professionista, non professionale, ma un professionista al 100%, anche perché non solo... Il recruiter sta perdendo l'occasione di migliorarsi, perché nel momento in cui tu dai un feedback, che sappiamo che è una cosa così scusate, difficile da fare, positiva o negativa che sia, è una cosa molto difficile da fare. Non solo il recruiter perde l'occasione di migliorarsi e di fare uno step un pochino più complicato, ma il recruiter perde anche l'occasione di mantenere rapporto con una figura che magari andrebbe bene per un altro ruolo, per un'altra posizione. Se sono un HR d'azienda e sto cercando il selezionatore, mi scandina una persona che io vedo più in un'altra cosa, se io mantengo un feedback e do un feedback costruttivo, creo quella relazione per richiamarlo tra 6 mesi se mi serve l'altra posizione per cui l'ho pensato, per dire, anche in questo senso il recruiter perde un'occasione.
E il candidato chiaramente, perché nel momento in cui io non ho il feedback, su che cosa mi devo basare? Cioè, che in fondo il colloquio l'abbiamo fatto io e te, a chi cavolo lo devo chiedere, mi viene da dire, che cosa posso migliorare? È chiaro che io mi farò delle domande, cercherò di vedermi dall'esterno, però sei tu che eri dall'altra parte, sei tu che stavi valutando me. Quindi se anche io registro quella cosa lì, è la tua opinione che mi è veramente utile. E quindi è proprio un peccato, perché lo stesso recruiter potrebbe dare anche un feedback costruttivo che gli permette anche di avere un candidato più pronto, no? Che piano piano creare, tra virgolette, una rete di candidati che nel frattempo si migliorano. Perché no? Quindi sì, assolutamente sono sicura, 100-100.000% che siamo sì su questo, entrambi i lati. Davide ci scrive: a proposito di gaps, io ho avuto diversi gaps, anche lunghi, perché mi sono spostato in un contesto diversissimo e ho fatto una fatica bestia a lottare contro me stesso. Praticamente, gaps next level. Come lo imposto? Devo considerarmi, non posso dire la parola, insomma, fuori tempo massimo. Ma allora, tutto quello che non ci ha buttato giù ci ha insegnato qualcosa, secondo me. Tutto quello che abbiamo affrontato ci ha insegnato qualcosa e ci ha dato qualcosa. Quindi io lo vivrei in quest'ottica qui. Cioè, questi gaps, no? Come citati, cosa mi hanno dato? Che cosa mi hanno insegnato? Che cosa mi hanno permesso di sviluppare come competenze, ma come anche proprio aspetti caratteriali? Cioè, nel momento in cui faccio un percorso, cambio, no? Cresco. E quindi io su questo andrei nel modo più spontaneo possibile, andrei, come dici tu, no? Anche nell'ottica del cambio carriera, nel riorientare tutto quello che è stato l'ostacolo, cosa mi ha insegnato e in che modo quello che ho imparato e poi cosa mi ha insegnato questa cosa lo metterò. Lo applicherò nel nuovo mondo, nel nuovo ruolo, nel nuovo me. Secondo me non c'è comunque un fuori tempo massimo quando si decide di cambiare carriera. Non Assolutamente no. c'è un Anzi. tempo massimo. Allora, sono stata cazziata e devo chiedere scusa a Stefania, che dice: è saltato il mio messaggio. Ma Stefania, ma ti sei impazzito tutto qui? C'è StreamYard e non ci fa più vedere i commenti. No, 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 io non vedo niente. LinkedIn, non lo so, me li fa vedere ma con qualche secondo evidentemente di ritardo, quindi ricostruiamo un attimo quello che dice Stefania. Allora, adesso non so qual è il tuo primo messaggio, allora forse questo: sono segretaria amministrativa e ora sto compiendo contabile SAP ERP, già sono front office. Allora, poi devo andare da giù verso l'alto, credo di avere un buon CV e una buona lettera di presentazione. Io non metto proprio le esperienze fatte prima di questa nuova formazione, piuttosto metto lo stage formativo e mio segretariato da volontaria da oltre 6 anni, ma nessuno mi chiama. Ah, aspetta, forse ho mancato qualcosa? Abbiamo provato a fare una videochiamata in privato, ma non mi funzionava l'audio. Com'è? Boh, no, in generale non lo so. Subito rimessa a posto, mi è rimasta. No, no. Non so come. Subito rimessa a posto, ma è rimasto dispiacere. Perché non mi chiamo neanche dopo il secondo corso? Neanche una chiamata, ma perché? Eppure sto al secondo corso. Ho capito la situazione di Stefania, quindi segretario amministrativo, adesso sta facendo contabile SAP ERP. Ma io penso, beh, no, prima Marche e poi quello che penso io. Ma forse ha più senso capire un po' le tempistiche, no? Di tutti questi, cioè il corso, sono al secondo corso, da quanto stai studiando, in che prospettiva l'hai messo il CV, no? Rivedere anche un po' tutto quello che abbiamo detto oggi, ma anche nella live scorsa. Però io analizzerei anche un attimo le tempistiche, sempre per citare la questione del buco professionale, che rischi di spaventare il recruiter che non capisce bene che cosa hai fatto nella tua vita, cioè, come dice Silvia, non buttare via quello che hai fatto prima, ma piuttosto riadattalo, cambia il tuo storytelling e diciamo sì, reimpostalo rispetto al tuo obiettivo professionale. Però non so, Silvia, dimmi anche tu. No, io volevo capire una cosa di quello che diceva Stefania, cioè quando lei scrive, io prima di questa esperienza, di questa formazione, non metto proprio le esperienze, metto soltanto lo stage formativo e il mio segretariato da volontaria.
Quindi se io ho ricevuto il CV, vedo una persona che ha tanta esperienza, ma alla fine di contratti di lavoro no, perché lo stage non è considerato dal punto di vista di diritto di lavoro, non è considerato lavoro, appunto, scusate, questo gioco di parola, Stefania, è il volontariato, il pro bono, cioè, non vogliamo neanche. Quindi mi arriva il CV di una persona che non ha esperienza, punto di domanda, questa è la domanda che faccio a Stefania, perché a me questo mi pare di aver capito. Leggendo, però Stefania, correggimi se sbaglio, perché se ho capito male. E poi eventualmente con Stefania ci possiamo anche sentire privatamente, perché adesso invece stiamo calando, perché è arrivato il momento della cena, di preparare la cena, anzi di fare l'aperitivo. Siamo leggermente calati a quest'ora. Allora, Stefania non ci risponde, per cui non so se... Non so se... Allora, intanto, Marghe, non ci siamo dette tutto? Sì, sembra di sì. Penso proprio di sì. Allora, intanto, domani alle 9:30 troverete un post, uno di Marghe e uno mio, in cui faremo una sintesi di tutte le cose che ci sono dette oggi, perché sono uscite veramente tantissime info. Per cui anche chi si è aggiunto in un secondo momento, domani, a parte che la registrazione è disponibile sul mio profilo LinkedIn, quindi venite e seguite la parte magari che vi manca. E poi ci sarà il post Margherita e il mio post a conclusione, diciamo così, no, conclusione, a riassumere un po' tutte le cose. Esatto, interessantissime che ci siamo dette. E poi invece voglio invitare tutti quanti. Il 21, giovedì 21, perché giovedì 21 si ripete una tradizione che non era avanti da 3 anni, però questa è veramente particolare come cosa, perché io ogni anno dedico un post, lo chiamo Thanksgiving Post, cioè il post di ringraziamento. E lo partorisco mesi prima, perché ci tengo veramente tantissimo a questo post. Una volta l'anno un post in cui ringrazio tutti. Siccome la mia startup è arrivata a 3 anni, di solito una startup dopo 3 anni muore, e invece sto bene, sono voglio tirarmela, però sta andando tutto oltre le più rose aspettative, questo Thanksgiving Post che vi aspetta giovedì alle 9:30, pubblicato alle 9:30, sarà molto molto particolare, vuole essere un ringraziamento molto più sentito rispetto agli altri anni, per tutto il percorso che abbiamo fatto insieme. E quando dico il lavoro che meriti, siamo noi. E io da sola non vado, cioè da fare l'aperitivo con Margherita al massimo, che va bene, però è lavoro che merita, siamo noi. Quindi intanto facciamo gli auguri di Natale, anche se è presto, perché ci sono ancora tante cose che devono essere pubblicate, già in programmazione, già pronte, poi gli auguri prima non si fanno. Ringraziamo le persone che anche oggi ci hanno scelto e anzi ci hanno addirittura dato la priorità rispetto allo shopping natalizio, che secondo me è una maglietta molto italiana a questo punto, perché se si preferisce il cambio carriera allo shopping natalizio, la cosa, ragazzi, è molto grave. Domani mi contatta uno bravo con Twitter, che è una cosa che non funziona. Al volo, Alessandra, al volo, come li saluti? Allora, un'ultima precisazione in merito ai tasti da personalizzare in base al CV. Quindi, vanno inseriti solo quelli pertinenti ai ruoli evidenziati in base al profilo per cui si candida. Il recruiter capirà che abbiamo inserito solo alcuni task riferiti ad un ruolo e non tutti. Dipende da quanto è lungo il tuo CV. Cioè, scusami, dipende da quanto è lunga la tua storia personale. Nel CV che ho mostrato prima, Alessandra, siamo arrivati già a 2 pagine. E tra l'altro, oltre ad essere arrivati a 2 pagine, siamo arrivati a coprire gli ultimi 10 anni di esperienza lavorativa. Per cui io quando scrivo i CV non vado oltre indietro più di 10 anni. Quindi in quel caso abbiamo scritto i nostri ultimi 10 anni e in più abbiamo riempito 2 pagine di CV e quindi andava bene così. Se dobbiamo invece, se ci manca ancora tanto per arrivare a ricoprire quei 10 anni, nella seconda pagina ovviamente possiamo parlare anche di esperienze che non sono attinenti. L'importante e che troviamo sempre il modo, negli elenchi puntati, quando facciamo la descrizione della nostra storia, troviamo un modo, un gancio, qualcosa per non parlare più del nostro ruolo passato, ma legato sempre al ruolo futuro.
qualsiasi cosa, se non ci sono task, perché poi operativamente parlando non c'è nulla, perlomeno qualcosa a livello di competenze trasferibili, quelli ci sono sempre, qualcosa a livello di competenze trasferibili che ho capito, ho imparato lì e che mi posso portare nel mio lavoro futuro. Spero, Alessandra, di essere stata efficace, diciamo così, nella risposta. Io invece non leggo la risposta di Stefania, quindi no, niente, non leggo la risposta di Stefania, che poi andrò appunto a ricontattare privatamente, perché magari si è anche sfuggito questa cosa. Allora, quindi ringraziamo tutte le persone, dicevo, che ci hanno preferito lo shopping natalizio. Vi auguriamo buona cena, ci sentiamo, ci vediamo domani da un link, da un post LinkedIn all'altro. Grazie Alessandra, grazie a tutti voi, grazie a Margherita che è arrivata. Veramente, questa volta posso dirlo, ti è superata. Cioè, 10 secondi prima, 10 secondi prima, c'era il countdown con Screaminate che in automatico partiva lo streaming. Io che ti telefonavo, guardi, ma dove sei? E No, adesso è sei una, è un distanzio incubo. di te che mi scrivi su WhatsApp e quindi Sì, messaggini, di te che mi un scrivi minuto prima. Google Chrome odia il mio PC. Cioè, ma si guarda. Come 10 secondi dallo streaming scrivermi che odia il mio. Beh, non lo so, sono più parole. Già mi so. vedevo da sola. Grazie a tutti comunque intanto, Silvia ovviamente, che come sempre mi dai un'occasione di fare una chiacchierata interessante e grazie ovviamente anche da parte mia a tutti quelli che hanno seguito. Un cuore, un bacio a tutti, ci vediamo domani da un po' e l'altro. Buona serata a tutti. Buona serata! Ciao. Ciao, ciao.